Bene amici, quello che faremo quest'oggi sarà andare a finalizzare con della malta cementizia il basamento in pietra che abbiamo realizzato nelle precedenti puntate, ma non perdiamo altro tempo in chiacchiere e seguitemi perché intendo mostrarvi in che modo preparare correttamente proprio la malta cementizia. Quando eseguiamo un impasto finalizzato all'ottenimento della malta cementizia, poniamo sempre una certa attenzione all'esatta proporzione dei suoi costituenti. Ricordate, una perfetta malta è costituita rispettivamente da quattro parti di sabbia, una parte di cemento ed una di acqua. Ed ecco la consistenza che dovrà avere la nostra amalgama di cemento e sabbia. Per il lavoro che andremo a fare andrà benissimo una trama grossolana di questo tipo. Ma prima di procedere con la posa al suolo della nostra malta cementizia, andiamo ad irrorare d'acqua le pietre costituenti il basamento. In questo modo la sostanza che abbiamo appena prodotto aderirà meglio alle stesse.